ask for concrete proof that astrological predictions have actually been made. These old books are the proof of such predictions. In the first place, it bestows upon those born under it a courageous but rather stubborn disposition, but also a great love for the fine arts. Penso che la maggior parte delle persone sia un po' interessata a cercare di scoprire le radici della propria individualità. A moltissimi, ovviamente, non interessa davvero. Danno per scontata la vita come la conoscono. Non si chiedono il significato o la causa o le conseguenze della vita e delle carriere che vivono. Per la grande maggioranza, la vita è accettata come un periodo di vitalità e si concentra in questa struttura che chiamiamo corpo umano. In questo video vedremo se possiamo imparare qualcosa sulla persona o sulla relazione tra il mondo esterno in cui viviamo e la causa dentro di noi. Vogliamo sapere qualcosa sulla persona che dimora nel corpo. Ogni persona, che se ne renda conto o meno, ha una sottile determinazione a influenzare gli altri individui. Vuole che i suoi pensieri siano accettati da coloro che lo circondano. Le nazioni si aspettano che le loro politiche siano accettate dal resto del mondo. Ciascuno, tuttavia, cerca di comunicare i propri sentimenti interiori riguardo alle questioni e alle cause per dominare la vita di altre persone. Perciò abbiamo il problema di provare a stimare, se possiamo, quale sia questo potere dentro di noi. È qualcosa che solo l'umano possiede. Le altre creature hanno questo potere? È qualcosa che si evolve? È qualcosa che è conferito da un potere esterno dal corpo stesso? Oppure è una chimica creata dall'integrazione del corpo? Tutti, prima o poi, hanno tentato di rispondere ad alcune di queste domande, ma per la maggior parte le risposte sono state congetture. Il problema di trovare la vera risposta rimane sfuggente. Possiamo provare a nostro modo a scoprire perché pensiamo in questo modo e perché crediamo in ciò in cui crediamo? Da questa fonte dentro di noi è emersa un'immensa ingegnosità, mediante la quale abbiamo riempito il mondo di un'infinita varietà di manifestazioni di un potere energetico. Tutto inizia dal problema dell'energia, perché qualsiasi cosa sia questa cosa dentro di noi è attiva. È come una cellula o una batteria, dentro di essa c'è del potere. Ora, il medesimo potere mantiene tutte le altre funzioni e nel nostro corpo mantiene principalmente l'attività del cuore per tutta la nostra vita. Ma questa energia, tuttavia, non è necessariamente la fonte delle nostre opinioni. È piuttosto la fonte del macchinario che rende possibili le opinioni. The use of the most priceless energy, the energy that we have, is something to be thought about. In other words, mind is our, one of our highest energies. It is the basis of our deepest relationship with life. C'è anche qualcos'altro che sembra venire fuori mentre andiamo avanti. Ci sono due livelli, a quanto pare, di persone. Uno di questi livelli è composto da persone che accettano e obbediscono alle pressioni dell'ambiente, senza fare domande. Qualunque cosa facciano gli altri, qualunque cosa renda la vita più semplice o conveniente per loro stessi, lo seguono. Poi c'è un altro gruppo, un gruppo più piccolo, che non accetta queste limitazioni, che cerca di trovare espressione, di risolvere problemi, che sfida la vita interiore. Ora, l'unico posto dove può trovarsi la soluzione al problema è all'interno dell'individuo. Ma la maggior parte delle persone non diventa consapevole del potere della risoluzione dei problemi, se non con un grado molto limitato. Allora, iniziamo a guardarci intorno, cercando di scoprire come funziona questa persona, questo essere nel corpo. E ovviamente, il primo punto con il quale entriamo in contatto faccia a faccia è che questo potere, qualunque esso sia, funziona attraverso un corpo. È un corpo che
è una specie di casa. E in questa casa l'essere nel corpo vive o esiste o funziona. Non è solo un occupante, è un creatore. Non solo mantiene i corpi, ma li modella e li modifica. E questo essere, apparentemente, tenta sempre di portare la struttura del corpo in armonia con gli scopi della vita interiore. In altre parole, il corpo servirà alle indicazioni dell'essere. E uno dei problemi principali che abbiamo oggi si trova proprio in questo settore. Quello che facciamo è dare al corpo o alla personalità quell'autorità o quella considerazione che invece spetta di natura all'essere che è dentro al corpo. In altre parole, invece di diventare l'utile servitore dell'essere, il corpo ora è in gran parte un tiranno o un carceriere che determina secondo i propri piaceri come si comporterà questo essere. In tali condizioni abbiamo molti conflitti nella vita, che si manifestano in gran parte nel fatto che gli individui, costretti dalle circostanze, accettano schemi o condizioni che non sono conformi alla vita interiore e così diventano frustrati, nevrotici e psicotici. L'individuo che non è in grado di usare il corpo per lo scopo dell'essere sarà sempre in svantaggio. Il corpo stesso è una struttura ragionevolmente utile, ma l'ambiente, le condizioni del mondo e molti fattori modificatori stanno condizionando notevolmente le corrette relazioni tra le funzioni del corpo. We are now in a world in which great souls must arise from the common people of the earth, and in so doing will make the simple laws of humanity dominant over the artificial laws and practices of our generation. Scopriamo improvvisamente che questo indumento, che doveva essere un utile veicolo di lavoro, è diventato incapace del suo scopo originale, è caduto schiavo della sua inutilità. L'individuo ha permesso alla persona dentro al corpo solo il privilegio di fare ciò che il corpo vuole che sia fatto. Ora, il corpo si esprime attraverso il proprio livello di funzione da ciò che chiamiamo appetiti. Questi appetiti sono pressioni che portano il corpo a desiderare ciò che vuole. Uno dei principali sottoprodotti di queste pressioni è il crimine. È il crimine contro la società o contro il corpo stesso. Il corpo, punito dall'ignoranza o dalla perversione della pressione, molto spesso è colpito da malattie e reso incapace di servire l'essere. This is why we go back to people like Plato and Aristotle, Pythagoras, to understand something about these principles. I filosofi antichi, meditando su questi problemi, decisero che qualunque sia il principio della vita, questo può essere propriamente considerato una divinità. E dietro le forme, le personalità, gli strumenti e i corpi della natura c'è un principio di vita eterna. E che questo principio di vita eterna non è solo un essere, ma un essere che è intrinsecamente occupato e dominato dalla legge. In altre parole, vita e legge sono identiche. Sono l'uno lo specchio dell'altro, perché la vita, nella sua funzione, segue inevitabilmente la sua stessa legge. E nel momento in cui la condotta personale varia da questo schema, allora sorgono problemi. La legge, o la vita dentro di noi, ha una sua ragione di esistenza. E quella ragione di esistenza potrebbe non essere la stessa degli appetiti personali dell'individuo. Così gli antichi filosofi amavano pensare al potere nel corpo come a uno spirito o a un'anima o un potere energizzante, dentro il quale vi è la gloria infinita di una realtà divina. In altre parole, il potere all'interno dell'individuo è illimitato e universale, perché è la presenza di una divinità illimitata e universale. E in quanto divinità, può fare ciò che desidera. La divinità può cambiare tutto ciò che desidera cambiare. Ma la divinità, costruendo i nostri corpi, ci presenta la misteriosa allegoria che troviamo nei capitoli iniziali della Genesi. In the
Bible, there is a statement that says, the soul that sinneth, it shall die. And there is another statement in another place that says, but the spirit returns to God who gave it. Lo scopo dell'esistenza umana è una rivelazione graduale dell'essere nel corpo, attraverso il corpo, finché l'essere nel corpo è completamente il governatore della condotta. Se i filosofi e i vecchi teologi avevano ragione, abbiamo dunque dentro di noi un agente misterioso che è la nostra parte di una vita infinita. Questa vita infinita, con manifestazioni infinite, si muove all'infinito dentro ogni essere umano ed è capace di un'infinità di manifestazioni. Comprendere questo, ovviamente, significa trovarsi di fronte a un riconoscimento dell'opportunità quasi infinita che è racchiusa nella persona. Rinchiusa nella vita stessa, c'è una pressione che tende continuamente a manifestarsi. E questa pressione incontra costantemente resistenza, cioè che gradualmente il corpo diventa un impedimento, diventa una restrizione e un fattore limitante. E ci sono tutti i tipi di circostanze che portano a questa condizione. Abbiamo qualche ragione per considerare la possibilità dell'ereditarietà. Non che l'uomo erediti la vita interiore, ma può spesso ereditare le debolezze o le imperfezioni del corpo fisico che appartengono alla sua famiglia, alla sua razza o al suo mondo in quel periodo storico. Pertanto, il potere interiore incontra costantemente una sorta di obiezione, una pressione dal basso, una pressione che si traduce gradualmente nello sviluppo della mente come ponte tra il divino e il mortale. La mente è qualcosa che puoi educare dal basso, ma che devi illuminare dall'alto. The education, therefore, is actually a process for releasing or bringing forth into manifestation the eternal wisdom that rests in universal mind. Ovvero, la mente può essere educata tramite la scuola, tramite l'istruzione in moltissimi campi, ma questa istruzione non ha valore in realtà, a meno che non contribuisca al rilascio del fattore vitale all'interno dell'individuo. Pertanto, l'educazione oggigiorno è diventata più o meno un peso per la vita interiore piuttosto che un mezzo per liberarla. Tra l'individuo medio e il rilascio di quest'unica energia divina, c'è una massa di atteggiamenti, relazioni e istruzioni contrastanti. Alla persona non è consentito il semplice processo di ricerca della realtà in se stessa. La filosofia occidentale si è ampiamente orientata verso il materialismo industrializzato. L'individuo ora presume che la vita dentro di sé sia principalmente interessata ad aiutarlo a diventare ricco, potente, autocratico e di successo in quello che definiamo come materialismo. The successful one is not with the money in the bank. The successful is with virtue in the great universal treasury of life. The more good we can accomplish with the aid of our thoughts and our dedication, the better off we are. In altre parole, se la mente non contribuisce alla ricchezza, l'individuo si sente sconfitto o svantaggiato. E quando la vita in lui inizia a lamentarsi di ciò che fa per guadagnare ricchezza, allora si rivolge a se stesso e si considera vittima di superstizioni teologiche. Tutto ciò che interferisce con la sua intenzione diventa una specie di fallacia che egli cerca di collocare altrove e di eliminare per poter continuare i suoi processi di accumulazione. Questo lo vediamo molto spesso e molto comunemente, ma per entrare nelle profondità di esso dobbiamo andare ancora oltre. In Oriente, con la crescita naturale della vita interna, si è pensato molto a questo problema dell'interferenza della mente e delle pressioni del materialismo. In the capitalist world, we have this mindset of to be happy, you need more. You need to be more, you need to earn more. But in the monk life, in the monastic life, our world is a bit different in how we train our minds.
L'unica cosa importante dell'essere umano è una collaborazione tra la vita dentro di lui e lo svolgimento della propria esistenza quotidiana. A meno che non effettui questo aggiustamento, ci sarà sempre una certa quantità di conflitto. Questo era il segreto della filosofia alchemica che fiorì in Europa nel periodo che va tra il XV al XVIII secolo. Si trattava di far incarnare l'anima stessa nel corpo e attraverso il corpo. Se la vita interiore funziona normalmente e naturalmente nel corpo e si dedica alla ragione e all'espressione dei propri scopi, l'individuo avrà pochissime difficoltà con i problemi della vita. Il vecchio maestro diceva che il corpo, nel posto in cui è libero da opinioni e libero dai conflitti degli atteggiamenti emotivi e mentali a bassa vibrazione, può durare per tantissimo tempo. Ed è stato persino raccomandato scientificamente che potremo arrivare a vivere tra i 150 e i 200 anni, in uno stato di salute ragionevolmente buono. La cosa che ci sta distruggendo è la pressione e il conflitto tra la vita e l'ambizione, tra l'energia che ci sostiene e gli usi impropri di questa energia, tutti gli abusi di essa, o la corruzione del corpo così che l'energia non possa più funzionare. Saremo sempre nei guai, fin tanto che il corpo sarà una menomazione, rimarrà un blocco delle energie della vita. Quando avremo il corpo al servizio della vita, le cose funzioneranno molto meglio. Tuttavia, anche noi, quando nasciamo, ereditiamo nel nostro corpo un'immagine dell'ambiente esterno. Nasciamo in una nazione, con una razza, in una comunità, in una famiglia. E queste pressioni si muovono immediatamente su di noi, perché nessuna di queste istruzioni è realmente centrata nello scopo divino delle cose. È tutto centrato nel tentativo di assicurare la sopravvivenza di questo mondo. Ma poiché la sopravvivenza qui non è coerente con gli scopi della vita essenziale che risiede dentro l'uomo, nulla riesce davvero. Tutto diventa una lotta senza fine, cercando di evitare che gli errori ci raggiungano. E se ci raggiungeranno, troveremo un modo per neutralizzare temporaneamente i loro effetti. Cresciamo quindi in un mondo che non è quello a cui apparteniamo. Ma sappiamo che in Oriente ciò che è stato scoperto, ed è noto almeno a noi, che attraverso la quiete e il distacco dalle cause della morte, l'individuo è in grado di compiere un adattamento creativo con la vita interiore dentro di sé. La cosa di cui deve liberarsi sono i falsi appetiti, le false decisioni prese dalla mente per servire le ambizioni del corpo. Il corpo, in realtà, non è così male come a volte pensiamo che sia. Non è affatto una cosa brutta, non è una cosa malvagia, non è una struttura malvagia. È semplicemente lo strumento dell'energia che lo fa funzionare. E se la mente e le emozioni diventano i leader del corpo, possiamo condurlo alla distruzione. Possiamo distruggerne gli scopi e le funzioni e, così facendo, in ultima analisi, forzarne la separazione dal principio vitale con cui sono intimamente associati. Con una vita nel corpo che si muove verso le sue stesse fonti segrete, dobbiamo renderci conto che c'è solo una vita che si muove verso i suoi risultati e scopi naturali. E invece di vivere come facciamo ora, con tutti che hanno il proprio mondo privato e le nazioni che sono divise l'una dall'altra, dovremmo realizzare che tutte le nazioni, tutti gli individui, tutti i pianeti e persino tutti i sistemi cosmici sono in realtà sostenuti da un'unica energia. E quest'unica energia è il denominatore comune di tutto ciò che esiste. Se quindi potessimo servire quell'energia come vuole essere servita, porremmo semplicemente fine a tutto il conflitto e la confusione dell'esistenza mortale. Very realizing this and living accordingly, we can make a very powerful and positive contribution to the future of our people. Oggi trattiamo un argomento molto interessante
è uno dei campi più curiosi e trascurati della ricerca umana, e cioè i campi magnetici, non solo dell'uomo, ma dell'universo e del più piccolo atomo. Studiando il magnetismo, scopriamo che ogni corpo umano è circondato da un campo eterico o energetico. A volte ci si riferisce a questo campo energetico come aura, ma non è la vera aura a cui pensiamo in metafisica. Questo campo magnetico è un'area di energia. Quest'area di energia forma una guaina atmosferica simile a un uovo attorno al corpo fisico, che di solito si estende da 1 a 3 metri da esso in ciascuna direzione. Questo campo energetico è la base della virtù, perché questo campo energetico è il responsabile per la realtà, la funzionalità, il potere protettivo per muovere le emozioni, il pensiero e gli atteggiamenti della persona attorno alla quale è raccolto questo campo magnetico. In altre parole, l'individuo, se è normale mentalmente, emotivamente e fisicamente, se segue una serie di leggi, questo campo magnetico forma un'enorme protezione. E l'individuo che rispetta queste leggi è in salute, è costantemente in grado di gestire infezioni e ogni tipo di difficoltà, aiuterà a guarire le ferite, aiuterà a recuperare l'uso delle funzioni e degli organi. E se veniamo privati di qualche parte del corpo, cercherà di compensarlo. Finché l'individuo si prende cura del proprio campo magnetico, questo lo servirà. Ora, questa è una fase della moralità che generalmente viene trascurata. Si presume che questi campi magnetici siano qualcosa a cui non presti molta attenzione. Sono lì, forse ti aiuteranno un po'. Ma la verità è che praticamente l'intera sopravvivenza dell'individuo dipende dal mantenimento dell'integrità di questo flusso di energia nel campo magnetico. Questa energia viene dal sole, entra nell'individuo attraverso la sommità della testa, si diffonde attraverso tutto il corpo ed è nuovamente espulsa attraverso i centri inferiori del corpo ed è ripulita dall'energia solare. Questa è una specie di piccolo serbatoio privato o capsula di luce che tutti portiamo sempre con noi. Ora, il problema della moralità in questo è molto preciso. Nel momento in cui infrangiamo le regole spirituali, danneggiamo quel flusso magnetico. Dobbiamo osservare le leggi della natura. Questi sono i 7 principi generali delle leggi naturali, i principi ermetici. E queste, a loro volta, sono le leggi di Dio. E se non lo facciamo, il campo magnetico fallisce. Può fallire a causa di intemperanze fisiche che riducono la sua integrità e riducono il suo potere. Può essere sprecato in una vita sfrenata, che è una causa molto comune di questi tempi. Può essere variamente distrutto da stati d'animo, da atteggiamenti, dalla paura, da complessi. Può essere distrutto o danneggiato da alcol, droghe, stupefacenti, ogni genere di cose. Ma se questo campo è danneggiato, reagisce immediatamente attraverso la salute dell'individuo. Danneggia la vitalità dell'individuo, lo rende più facilmente soggetto a contagi e infezioni e sicuramente accorcia l'aspettativa di vita. Ora, se è così, perché vogliamo considerarlo come un fattore morale? In altre parole, cos'è la moralità? È l'obbedienza all'evidente volontà della divinità manifestata nella creazione. La virtù sta in tutto ciò che costruisce i campi magnetici. Il vizio è quello che li abbatte. Quindi se siamo buoni, non è perché il libro dice che dovremmo esserlo. Non è perché è stato tuonato dalle leggi sul Sinai. È perché osserviamo le regole dell'integrazione della struttura umana, che usiamo correttamente i campi magnetici e proteggiamo la nostra salute, la nostra felicità e il nostro benessere. Ora, pensiamo al campo magnetico come un'energia circondante l'intera struttura del corpo. Questa però ne è solo una fase. Ogni parte del corpo ha un campo magnetico. È nel più piccolo atomo. Non esiste una particella morta nell'universo. Pertanto, ci troviamo di fronte al problema naturale di renderci conto che la virtù è osservare la legge del campo energetico. Il campo energetico è ciò che stabilisce giusto e sbagliato. Il campo energetico ci dice che perdere la nostra disposizione e il nostro temperamento è sbagliato. Usare vari atteggiamenti negativi e distruttivi è sbagliato. Compromettere il principio del vivere in maniera salutare è sbagliato.
pensare male, sentirsi sgradevoli, essere coinvolti in qualsiasi azione o concetto contrario al bene comune danneggia il campo magnetico e quindi è sbagliato. L'egoismo ferisce quel campo. Ogni vizio che conosciamo, la violazione di uno qualsiasi dei 10 comandamenti e una serie di altre regole provoca danni a quel campo, perché il codice finale stesso si basa sul principio di vita in ogni parte della costituzione umana. Quindi ogni piccola cellula ha le proprie responsabilità morali. Lo stomaco ha il suo campo magnetico. Lo stomaco non è semplicemente un organo, è un organismo. È una cosa vivente all'interno del corpo umano. Lo stesso vale per il cuore, il cervello, tutti gli organi, l'intestino, tutto il sistema motorio, il sistema nervoso, il sistema endocrino, sono tutte entità. Sono entità di unità magnetiche. Fanno parte di organismi viventi che cooperano insieme per il bene comune. Abusare di uno è danneggiare tutti. Trascurare uno è trascurare tutti. Ciascuno di questi organi ha il proprio campo nel corpo e tutti questi campi insieme costituiscono il grande campo magnetico che circonda l'intera persona. È sempre presente. C'è un nucleo magnetico in ogni regno. Tutte le integrità e tutti i campi sono compatibili. Tutte le mancanze di integrità, tutte le deviazioni dall'integrità in uno o tutti i campi sono costantemente in conflitto. L'unico modo in cui l'individuo può sfuggire al conflitto è non abusare mai dei fattori energetici della propria vita. Non deve mai abusare del suo corpo, la sua emozione, la sua mente. Non deve mai permettere a se stesso di sviluppare atteggiamenti incompatibili con le integrità che la natura ha conferito. I campi magnetici sono assolutamente onesti. Non c'è modo di renderli disonesti. L'unica cosa che possiamo fare con loro è distruggere o limitare la manifestazione della loro integrità. Se infrangiamo la regola, perdiamo il beneficio di quella particolare energia. Quando perdiamo quel beneficio, allora diciamo che il male è arrivato a noi, ma non è una cosa cattiva che è arrivata a noi. È il fallimento di una cosa buona che avresti dovuto sviluppare, purificare e intensificare. Anche i campi magnetici sono in uno stato di costante evoluzione. Sono in evoluzione nella vita della persona, perché in realtà si tratta di raddrizzare gradualmente la perfezione di una risorsa energetica. Ora, nessuno lo perfezionerà in una vita o in 100 vite, ma crescerà. E quanto più cresce l'integrità, tanto più rapidamente l'individuo si adatta armoniosamente al principio di vita a cui appartiene. Tutto ciò che esiste ha un campo magnetico. E tutta la nostra atmosfera, tutto il mondo in cui viviamo è una massa di interazioni magnetiche. La televisione utilizza effettivamente il magnetismo. Fa parte di un mondo di elettronica che ora consideriamo semplicemente una cosa fisica. Ma quando lo studiamo, scopriamo che la trasmissione televisiva è un'opera realizzata dall'energia. C'è un campo energetico che si sta sviluppando in un campo energetico più ampio. L'atmosfera attraverso la quale passano i messaggi è essa stessa un grande campo di vita ed è viva. Lo spazio è vivo. Lo spazio non è semplicemente qualche atomo vivo nel vuoto. Lo spazio stesso, come sostanza ed essenza, fa parte del grande magnetismo del Sole. L'unico modo in cui l'individuo può essere veramente dominato da qualsiasi cosa, tranne se stesso, è quando vende la propria energia e diventa negativo per altre cose. Deve rinunciare alla propria integrità prima di poter essere danneggiato da forze esterne. Non c'è abbastanza male in tutto il mondo per distruggere l'integrità di una persona. Deve distruggerla lui stesso. Pertanto, i danni sono in un certo senso non solo morali, ma sono assolutamente giusti nella loro effettiva integrità. E questo è il modo in cui hai notato la cultura cinese. L'universo crea il concetto di giusto e sbagliato. Questo giusto e sbagliato è semplicemente una questione di ciò che costruisce, ciò che abbatte le energie essenziali, da cui dipende la luce. Quindi abbiamo questo problema in ogni campo della vita. Ce l'abbiamo nel problema dei narcotici.
lo abbiamo in gran parte del commercialismo, lo abbiamo ovunque ci sia un atteggiamento d'anteporre il profitto e il progresso sopra all'integrità. Ovunque l'individuo faccia questo compromesso, diventa immediatamente parte di questo particolare problema. Quindi, ancora una volta, tutto diventa una questione di mantenere puliti i campi energetici e l'unico modo in cui possono essere mantenuti puliti è usandoli correttamente, poiché è detto in modo definitivo che molti possono cadere sulla mano destra e molti sulla mano sinistra, ma il giusto non sarà smosso. Tutto è energia. Quindi torniamo ora all'individuo e lo troviamo in piedi nel mezzo del proprio campo magnetico con la sua struttura protetta dalla forza radiante costante dell'energia in uscita che dà vitalità a tutto il centro verso l'esterno e nutre il sistema solare che è il corpo umano dal livello del sole. Gli antichi astrologi capirono che questi campi energetici avevano origine nell'uomo stesso e che la fonte di tutto il campo energetico nel corpo umano è il cuore, che questa è la cosa da cui tutto il resto si irradia. Pertanto, la più pericolosa di tutte le corruzioni è l'abuso dell'amore, l'abuso dell'amicizia, l'abuso dell'integrità, l'abuso della fedeltà e l'abuso di quelle cose di benevolenza, misericordia e compassione che sono associate al cuore. Mentre quelle energie rimangono salde, il cuore che si irradia dalla circonferenza del campo magnetico del corpo è completamente protettivo. In realtà però, se queste energie sono sbagliate, se l'individuo inizia ad odiare qualcuno o un individuo rompe un'amicizia per egoismo o vantaggio o guadagno, per il guadagno fisico o economico, immediatamente questa difesa viene a meno. L'individuo che imbroglia ha abbassato le sue difese contro l'essere ingannato a sua volta. Se fa un male, apre una via perché gli venga fatto un male a lui, perché ha distrutto le difese magnetiche. Quindi tutta la nostra moralità è una questione di energie vitali. Si tratta di portare gradualmente tutte le nostre intemperanze in modelli di utilità, creatività e costruttività. Tutto fa parte del lavoro verso un equilibrio armonioso delle risorse naturali dell'energia solare. Ora, finalmente ci sistemeremo e ogni persona dovrà decidere se realizzerà i propri scopi o se obbedirà alle leggi della natura. Questi 7 principi generali sono il mentalismo, la corrispondenza, la vibrazione, polarità, ritmo, causa ed effetto e il genere. Se obbedisci alle leggi della natura e le comprende, le cose si risolveranno. Se continua a fare ciò che vuole, senza alcuna considerazione per i valori o per i diritti e gli scopi della natura, sarà nei guai. Ovunque è energia. Energia che deve essere utilizzata correttamente.